Nuovi allentamenti, dunque, l'abbiamo appena sentito, a partire dall'11 maggio nella vicina Svizzera, in cui, lo ricordiamo, ogni giorno sono tanti i frontalieri ad andare a lavorare. In realtà però la situazione, la gestione dell'emergenza coronavirus, anche attualmente, è ben diversa da quella italiana. Vediamo il servizio. Ci troviamo a Sils in Svizzera. Qui, nonostante sia consentito uscire, come potete vedere alle mie spalle non c'è praticamente nessuno in giro. Musei, mostre, negozi, ristoranti e bar, eccetto i chioschi, nel territorio elvetico sono chiusi. I parcheggi vuoti o semivuoti e le vie del centro dei paesi appaiono quasi totalmente deserte, sebbene non sia in vigore il divieto di circolazione. Questo almeno è quanto accade in Engadina, precisamente nelle località di San Moritz, Silvaplana e Sils Maria. Le chiese, invece, restano aperte. Chiese dunque aperte, luoghi di cultura invece chiusi, come ad esempio la casa di Nietzsche che vedete alle mie spalle. Diversa è la situazione nei parchi, sentieri, laghi, in cui i padroni che portano a spasso i cani e passeggiatori in solitario o in compagnia circolano liberamente. What do you think about the government of Switzerland that allow you to go out, that give you this liberty nowadays that there is the coronavirus problem? È importante per noi avere la libertà di uscire, e poi loro ne hanno bisogno. More or less every day, how many time do you spend with your dogs walking here? Esco 3 o 4 ore al giorno, dipende da quanto tempo ho a disposizione. Ma dipende, ma una volta almeno. Un'ora. So, are you disagree with how Italy is managing the coronavirus crisis? Suppongo che per l'Italia sia opportuno gestire la situazione nel modo in cui lo stanno facendo, perché lì ci sono molti più casi di coronavirus. So, this is the right way for you. Qui è giusto avere la possibilità di uscire perché le aree sono molto più vaste. Ovviamente per le città il discorso è diverso. Qua non si abbiamo così tanti come da voi. Poi si deve sempre sentire cosa dicono la gente laggiù. La libertà abbiamo. Le città sono qualcos'altro come qua la natura. Noi abbiamo la distanza, non è che siamo vicini. Voi siete più stretti. Difficile da sapere qual è il modo giusto, così non posso dire che l'Italia esagera, che è il modo dell'Italia sono Però ovviamente non lo vorresti qui da te. Sono contento che siamo nella Svizzera con altre misure, ma capisco anche gli italiani che fanno altre cose perché i casi sono più in numero. Se noi qui in montagna c'è spazio, c'è natura, per noi va bene così e si danno, fanno il massimo per arrivare al punto giusto, però chi lo sa cos'è il punto giusto. Io devo dire che per l'Italia è dura. L'Italia ha preso un colpo duro e hanno cercato di fare il massimo di bloccare o di arrivare a un punto positivo, però è stato duro e come noi qua siamo vicini, tanto nella nostra gente che viene su a lavorare, che sta in Italia, i frontalieri per fortuna possono venire su a lavorare con le regole, però per l'Italia è dura. Io penso che è giusto così, perché l'Italia ha preso un colpo grosso, come si dice. E per me hanno cercato in poco tempo di bloccare, di frenare questa corona. Per noi è andata via un po' più a calma, un po' più calma e così l'hanno presa forse un po' più leggera. Morti Però in realtà ci sono parecchi morti anche qui in Svizzera. anche in Svizzera, sì, però oramai penso che l'hanno, come ospedali e tutti erano pronti, erano ben preparati. E i posti per trattamento di questi casi erano sicuri e c'era la possibilità, non è che è stato qualcuno che ha avuto questa infezione che non hanno potuto curarlo. In Svizzera la gente non sembra intimorita dal Covid-19, tanto che in linea di massima quasi nessuno indossa dispositivi di protezione individuale come mascherine o guanti. Non avete paura che in questo modo si diffonda di più il virus? No, si deve tenere le regole. Non guardiamo la distanza e così non ho paura. In Svizzera anche parlavo di 2 metri e così penso che non abbiamo paura, no? Mascherine non le portate? Non ancora, no. Non è necessario.
Non lo so, quando dicono di portarli dobbiamo portarli. Ah, lei si attiene alle regole. Sì. Speriamo che non sarà obbligatorio in Svizzera, perché adesso possiamo decidere noi da portare o no. Se andiamo in un negozio, andiamo in farmacia, andiamo in una località dove c'è altra gente, però è sempre controllato che non sia tanta troppa gente. Per me va bene di metterle, però così fuori andando a spassaggiare così no. Se ce l'avesse li porterebbe? No. Non lo so, se non ti chiudo l'idea della Svezia, vorrei tutti che non prendono la prima. Ah, quindi siete per l'immunità di gregge fondamentalmente? Lei anche.